Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: Ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: Seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato. Ringraziamo oggi più che mai la Trinità Santissima che in questa Santa Messa vuole donarci la sua sapienza e vuole farci camminare nella sua sapienza, nella via della sapienza che è la via della croce. Dalla croce scaturisce la nostra salvezza, cari fratelli. Se noi siamo qui oggi, se crediamo nel Signore, se lo amiamo, se abbiamo lo Spirito Santo, se possiamo ricevere l'Eucaristia, ecco, lo dobbiamo alla passione del Signore. Dalla croce scaturisce la nostra salvezza e la nostra salvezza sta nel vivere questo mistero della croce per giungere alla risurrezione. La via della croce è via di carità, attenzione bene, via di santità. La Trinità ci vuole donare di meditare, contemplare la passione per poterla amare e vivere ed essere santi. Cari fratelli, meditiamo appunto proprio la passione del Signore attraverso la liturgia di oggi, attraverso le letture in particolare. Le letture della Santa Messa di oggi ci parlano di vocazione. La via della croce, cari fratelli, è via di santità ed è appunto una via di risposta alla chiamata di Dio. Dio ci chiama alla santità per la via della croce. Essere santi significa appunto rispondere a questa chiamata, percorrere la via della santità, la via della croce. La santità appunto è una risposta nostra alla chiamata di Dio. Dio ci chiama alla croce. Tutti siamo chiamati alla croce. Cristo è salito sulla croce rispondendo alla chiamata del Padre e noi siamo chiamati a percorrere la via della croce, cari fratelli. Gesù ce l'ha detto proprio qualche domenica fa: chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Dio ci chiama alla croce e ci chiama anche alla santità. Infatti dice la scrittura: siate santi, dice nella scrittura il Signore, siate santi come io sono santo, siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Ma in questa vocazione generale alla croce, alla santità, c'è una vocazione particolare. Ecco, per ognuno di noi, ad ognuno di noi Dio dona una vocazione particolare
all'interno della vocazione generale. Pensate a San Francesco, Santa Caterina, San Tommaso d'Aquino, Sant'Ignazio di Loyola. Hanno camminato tutti sulla via della croce, ma ognuno seguendo un proprio cammino particolare, diverso dagli altri. Tutti hanno percorso la via della croce, ma ognuno in modo particolare. Per esempio, il santo profeta Eliseo ha fatto un percorso particolare sulla via della croce, certamente diverso dal percorso di santificazione di una coppia sposata, come può essere la coppia dei, appunto, coniugi Beltrame e Quattrocchi. Oppure, ecco, differente dal percorso che ha seguito un religioso o un sacerdote diocesano. Ecco, vedete, il Signore chiama ognuno di noi a seguirlo sulla via della croce, sulla via della santità, ma per un percorso particolare. Ognuno di noi ha una vocazione personale, unica, particolarissima. Nella Sacra Scrittura abbiamo molte storie di vocazione. Pensate Mosè, pensate Samuele, pensate Gedeone, pensate gli altri apostoli. Ecco, sapete chi è Gedeone? Vediamo se qualcuno di voi sa chi è Gedeone. Ecco, dobbiamo leggere la Sacra Scrittura. Gedeone è una figura importante dell'Antico Testamento, oppure Samuele. Avete qualche idea di chi era Samuele? È stato un grande uomo di Dio. Bisogna leggere la parola di Dio, bisogna conoscere queste cose. Per questo dobbiamo fare anche, dico sempre, una catechesi, dobbiamo appunto fare, se no, vedete, tante cose fondamentali non le conosciamo. Allora dico, Signore, nella Sacra Scrittura ci presenta molte storie di vocazione. E appunto abbiamo detto qualcun'altra è per esempio quella di San Paolo, quella degli altri apostoli. Ebbene, tutti questi uomini di Dio hanno percorso questa via di santità, che è anche una via di croce, come abbiamo detto. Vedete che nei nostri tempi c'è grande incredulità. Quanto è grande l'incredulità in questi tempi? La fede è fondamentale per vivere la vocazione, La vocazione innanzitutto richiede la fede. Per accogliere e vivere la vocazione a cui Dio appunto ci vuole sulla quale Dio ci vuole condurre, ecco, dobbiamo innanzitutto avere fede. Nel Vangelo c'è un episodio in cui si parla di un giovane ricco che va a parlare a Gesù e gli va a chiedere: come devo fare per avere la vita eterna? Vi ricordate? Gesù gli dice alcune cose e poi quel giovane si allontana. Però se noi andiamo a vedere in profondità, ci rendiamo conto che il problema di quel giovane è che non credeva veramente a Gesù Cristo, cari fratelli. La poca o inesistente fede ci porta a non seguire Cristo, perché Cristo lo seguiamo davvero soltanto se crediamo davvero. Crediamo che Lui è Dio e ci apriamo a prendere forza divina da Lui, cari fratelli, perché Cristo ci mette alla prova se ci crediamo veramente in Lui. La vita cristiana non è tutto facile, è una vita piena di prove, perché il Signore vuole vedere se veramente crediamo in Lui. Vedete che ci sono poche o nessuna vocazione quando la fede è debole o inesistente, perché vedete, quando manca la fede o è inesistente, noi non ci relazioniamo con Dio come Lui vuole. La fede vera ci porta a sottometterci a Dio, veramente, integralmente, a sottomettere tutta la nostra vita a Lui perché si faccia la sua volontà in noi e non la nostra. La fede vera ci porta ad accogliere la parola di Dio come parola di Dio, non come parola di uomini. La fede vera ci porta a cercare la volontà di Dio, ci porta a capire che cosa vuole Dio da noi, che quello è fondamentale, cari fratelli. Tante persone oggi magari si trovano in difficoltà in famiglia o le famiglie si sfasciano. Perché? Perché prima le persone non si sono domandate veramente: ma che cosa vuole Dio da me? Tante persone appunto non si fanno assolutamente questa domanda. Poi Dio li mette alla prova e se ricordate com'è la situazione? Se la casa non è fondata sulla roccia, e poi quella casa a un certo momento durante le tempeste crolla. Se invece è fondata sulla roccia di Cristo, la famiglia rimane forte, anzi diventa più forte, cari fratelli. Vedete, la fede ci porta ad accettare la croce, non ci porta magari a bestemmiare. La fede ci porta ad accettare e vivere con gioia la vocazione. Ecco perché tante volte oggi vediamo, no? Seminari che si chiudono, anche perché questa fede in questi tempi è molto attaccata, cari fratelli.
molto attaccata, tante persone non hanno più la fede. Oggi poi il mondo è molto più penetrante rispetto a prima, entrano molto di più già sui ragazzi, nelle scuole. Vedete, nelle scuole, la scuola può essere un luogo nel quale i bambini possono crescere in Cristo, ma le nostre scuole cristiane vogliono far crescere veramente i bambini in Cristo? Magari! Adesso, avete visto che cercano di far entrare invece nelle scuole gender, tutte queste storie del genere? Il problema, e questo ve lo dico appunto, è anche da parte dei nostri governanti, perché se i governanti vogliono veramente guidare le anime sulla strada di Cristo, è chiaro che gli fanno fare un insegnamento approfondito riguardo alla religione. Adesso si fa un'ora alla religione, alla settimana. Che cosa può servire quella piccola ora? Certo, qualche cosa lo fa, ma come fa a competere con tutta la massa di informazioni, che tante volte è una massa di informazioni che allontana i ragazzi da Cristo, li avvicina a tante altre cose, cari fratelli? Dobbiamo renderci conto della società in cui viviamo, cari fratelli. E dobbiamo, vedete, renderci conto che la fede normalmente è legata ai segni di Dio, che Dio ci dona per farci credere in Lui. Segni che dobbiamo conoscere perché ci convertiamo e crediamo davvero, cari fratelli. Se tu sei pieno della sapienza del mondo e non sei pieno della sapienza di Dio, quella sapienza del mondo già probabilmente ti ha tolto completamente la fede, che poi è una falsa sapienza quella del mondo, oppure ti porterà a crollare nella fede, cari fratelli. Rendiamoci conto, dobbiamo conoscere i segni di Dio, cari fratelli. Vedete, il Signore compie tanti miracoli, lo sapete voi? Tante persone che non vengono alla messa qui, magari, ecco, possono andare dovunque. Ma voglio chiedervi, sapete per esempio del grande miracolo che si è compiuto nell'anno 2013 in Polonia? Chi di voi lo conosce? Quelli che vengono in chiesa qui penso che lo conoscano. Ma voi che, appunto, altri che non vengono, lo conoscete? Cari fratelli, sapete che cosa è successo nel 2013? Vediamo se qualcuno di voi lo sa. Io ne ho parlato tempo fa. In Polonia c'è stato un miracolo eucaristico straordinario, cioè come, un po' come a Lanciano, solo che Lanciano si è verificato 1200 anni fa. Qui invece una parte dell'ostia in Polonia è diventata un cuore umano, una parte di un cuore umano, è stata esaminata da esperti, scienziati, con caratteristiche straordinarie. Un altro grande miracolo si è compiuto in questi anni in Messico, un altro prodigio in Polonia, un altro prodigio in Buenos Aires. Questi sono alcuni dei miracoli, cari fratelli. Ma quello che vi voglio far notare è proprio questo, che la gente queste cose non le sa. Quando io faccio le domande a volte in qualche messa, meno che non siano persone che hanno sentito da me, ma la gente queste cose non le sa, cari fratelli, non le sa. La testa delle persone è piena di tutte altre idee. Cari fratelli, bisogna pensare alle cose di questo mondo, alla vita, al lavoro. Nessuno vi dice di no, ma prima di tutto dobbiamo pensare a Dio, perché il corpo passa, in un certo momento dobbiamo morire, a volte si muore anche giovani, come il nostro fratello Giovanni, a volte muoiono anche giovanissimi, bambini giovanissimi, cari fratelli. Dobbiamo, ecco, un certo momento lasciare il nostro corpo, però l'anima è eterna, cari fratelli. Allora approfondiamole queste cose, approfondiamole, dobbiamo conoscerle queste cose, cari fratelli. Questi fratelli, il Signore compie questi miracoli non per giocare, ma li compie non semplicemente per fare del bene a quella persona, lo fa innanzitutto per la fede delle anime, perché le persone, vedendo la potenza di Dio, credano in Lui, cari fratelli. La Sacra Scrittura è piena di miracoli e non sono invenzioni, sono cose vere, perché il Signore non soltanto ha fatto miracoli prima della venuta di Cristo, ma l'ha fatti durante la vita di Cristo e dopo la vita di Cristo, e continua a farli anche nei nostri giorni, cari fratelli. Il Signore compie questi miracoli per riportarci alla fede, perché siamo ciechi, cari fratelli, siamo ciechi, siamo tutti tentati a seguire la via del mondo, la via del piacere, la via del peccato, la via della indipendenza nostra nel fare la volontà, la nostra volontà e non quella di Dio. Vedete, una scienziata canadese ha scritto in questi anni, ha scritto due libri,
i quali appunto sono la raccolta di 1200 miracoli che si sono compiuti negli ultimi due secoli e che la Chiesa ha riconosciuto dopo aver chiesto il parere di scienziati. Ma questi sono alcuni, poi ce ne stanno tantissimi altri, cari fratelli, che il Signore compie. A Lourdes ci sono state, da 150 anni a questa parte, 7000 guarigioni, cari fratelli, di cui 70 miracoli. Però per arrivare a un miracolo evidentemente c'è tutta una trafila lunghissima da fare, quindi anche tante grazie, prodigi che ha fatto il Signore non vengono riconosciuti poi come miracoli. Allora vedete, ricordiamoci quello che diceva il Concilio Vaticano II, affinché la sottomissione che noi compiamo attraverso la fede fosse conforme alla ragione, Dio ha voluto che agli interiori aiuti dello Spirito Santo si unissero argomenti esterni della sua rivelazione, cioè gli interventi divini, come sono principalmente i miracoli e le profezie che dimostrano luminosamente l'onnipotenza e la scienza infinita di Dio e sono segni certissimi della divina rivelazione, adatti all'intelligenza di tutti. Per questo Mosè e i profeti, ma specialmente Cristo Signore, fecero molti e chiari miracoli e profezie. Vedete, cari fratelli, benché l'assenso della fede non sia un cieco impulso dell'anima, cari fratelli, non è che uno può dire: ma io credo nelle fate, tu credi a Maometto, quell'altro crede a Buddha, quell'altro crede a Cristo. Ognuno ha la sua fede, può credere anche alle favole, può credere un po' a quello che vuole. Non è così, cari fratelli. Noi crediamo al Signore perché il Signore, oltre alla verità che ci dice negli insegnamenti suoi, che sono insegnamenti di grande santità, magari gli uomini seguissero queste parole. Sapete che nel mondo ogni anno, proprio perché non si seguono gli insegnamenti di Cristo, vengono uccisi 500 milioni di persone. Pensate, 500 milioni di persone ogni anno con l'aborto. E poi quanti atti di pedofilia si fanno nel mondo? Circa 2 milioni. Ovviamente la pedofilia è contraria radicalmente alla parola di Dio, eh? Se ci sono sacerdoti, chi sia, che fanno queste cose, questi fanno la parte di Giuda, questa è la realtà. Sappiamo già di Giuda nella Sacra Scrittura, non bisogna meravigliarsi che ci siano persone che continuano la sua opera. Ovviamente si devono convertire, non devono per continuare in questa strada, ovviamente. Allora, come dico, il Signore, vedete, ci dà questi segni potenti. Perché? Perché appunto non è che la fede è seguita come un cieco impulso, perché il Signore ci dà questi segni per capire che è Lui veramente che ci parla, è Lui che ci insegna quello che dice la Chiesa. E quindi noi seguiamo la fede perché nella fede cattolica cristiana c'è il Signore che ci attira, è il Signore Dio, la verità che ci attira, cari fratelli. Quindi dobbiamo renderci conto, come ripeto, della importanza di rafforzare la nostra fede. La fede è legata normalmente ai segni, a questi miracoli, quindi è importante conoscere queste cose. Importante, molto importante. Perché? Perché non soltanto servono per noi, ma anche servono per gli altri, perché noi non viviamo da soli. Quando noi ci andiamo a relazionare con tante persone, queste persone ci attaccano, ci dicono: ma voi avete fatto questo, è successo quest'altro, sono false queste cose. Noi dobbiamo saper rispondere, cari fratelli, con l'aiuto di Dio dobbiamo approfondirle queste cose, perché con l'aiuto di Dio possiamo rispondere. Il Signore, cari fratelli, ci aiuta a rispondere, ma vuole anche che noi approfondiamo queste cose. Purtroppo la gente pensa a mille cose, ma trascura le cose più importanti, non conosce queste cose. Vedete, il mondo in questi tempi è molto appunto invadente, ma ci sono anche in questo mondo di oggi persone, anche giovani, che conservano la loro fede fortemente. Però è necessario innanzitutto che la famiglia lavori 24 ore veramente per aiutare i figli a crescere nella fede. Devono pregare, moglie e marito, venire all'Eucarestia, confessarsi, andare in pellegrinaggio, ovviamente in quanto è possibile, poi farsi aiutare dal sacerdote. Cioè dobbiamo fare, vedete, la Chiesa, ecco, nella unità può riuscire a entrare nel cuore di tanti giovani, soprattutto se da quando sono piccoli vengono educati veramente nella verità, facendoli pregare. Io tante volte, appunto, a volte vedo delle famiglie, giovani, sono casi rarissimi, ma mi è capitato anche ai serbi,
mamma e padre vanno in chiesa, anche quando possono vanno tutti i giorni in chiesa, pregano, sono interessati alle cose di Dio, sono interessati a sentire le catechesi, fanno pregare i loro figli, fanno dire il rosario, fanno veramente, poi cercano di tenerli lontani dalle cattive compagnie, eccetera, eccetera, cari fratelli. Ma questo bisogna fare, cari fratelli, perché? Perché il problema oggi, ecco, della incredulità di tante persone, è che, sapete qual è il problema? È che la gente ha la testa piena, anche i bambini, i ragazzi, i giovani, sono pieni, ecco, nella testa di falsità, di errori. Siamo anche noi pieni tante volte di immondizia spirituale, quando parli con quello, con quell'altro, senti la televisione, leggi i giornali, quanta immondizia spirituale che ci arriva, cari fratelli, siamo pieni di immondizia spirituale, e questa immondizia non ci porta a credere, anzi, ci porta ad andare contro Cristo. Tante volte questa immondizia spirituale ci porta a entrare anche in gruppi satanisti, quanti gruppi ci sono in questi nostri tempi, cari fratelli. Allora, vedete, questa immondizia spirituale di cui siamo pieni, questa immondizia e anche questa mancanza di conoscenza che noi abbiamo, evidentemente questo tante volte ci allontana dalla fede. La Chiesa, vedete, che desidera che i sacerdoti preghino, ma anche che studino, conoscano la filosofia, altre materie del mondo, la teologia, poi la esegesi, la morale, tante altre materie. Perché? Perché la vita spirituale, cari fratelli, richiede grande apertura alla sapienza di divina. La vita spirituale richiede che questa sapienza di Dio entri in noi, perché la fede è certa, non è che è un dire, ma chissà se la Chiesa dice la verità, chissà se veramente Gesù è nell'Eucarestia, chissà se veramente Dio è Santissima Trinità. Questa non è fede. Per arrivare alla fede che è certa, bisogna anche che la persona sia illuminata in tanti altri ambiti della sua vita, in modo tale che arrivi normalmente ad accogliere questa verità del Signore veramente, cari fratelli. Noi abbiamo oggi una cultura che in tante forme, in tanti modi, cerca di allontanare le persone dalla via della fede, dalla via dei comandamenti. Sapete che a volte, io parlando con le persone, a volte mi dicono, no, sono andato dallo psicologo, ha detto che io, cioè, è normale che io faccia certi peccati, è normale che la mia famiglia si rompa, eccetera, eccetera. Ma figlio mio, il mio psicologo non è Cristo, stiamo bene attenti, perché la gente poi si fida, dice vabbè, questo è un medico, lo sa lui, e si fa guidare, cari fratelli. State bene attenti, perché oggi noi siamo continuamente attaccati da questi messaggi che ci allontanano dal Signore. Quindi, ecco, bisogna approfondire le cose che ci portano alla fede, dobbiamo aprire il cuore alla sapienza divina e conoscere veramente ciò che Dio vuole, per rafforzare la nostra fede e per aiutare gli altri a credere, cari fratelli. Dobbiamo aiutare anche gli altri a credere. Già per noi è difficile, però se la Chiesa è unita con la forza di Dio, con l'aiuto di Dio, siamo in grado di avere una fede forte noi e di aiutare gli altri a incontrare veramente il Signore sulla via della fede. Dobbiamo pregare perché apriamo il cuore alla divina sapienza che Dio vuole donarci, dobbiamo implorare la vita e l'aiuto di Dio, ma dobbiamo anche farci una formazione profonda per non perdere la fede noi e per dare delle risposte alle persone che ci chiedono. E guardate che la Chiesa è molto attaccata. I cristiani cattolici forse saranno 1 miliardo, ma di quel 1 miliardo chissà quanti sono cristiani all'acqua di rosa, che non hanno quasi nessuna formazione. Quanti sono che ci attaccano? Ecco, il resto del mondo, 7 miliardi di persone, quante? 6 miliardi di persone, se noi siamo 7, come io penso, come io, ecco, ho sentito, se siamo 7 miliardi, 1 miliardo sono di cattolici, gli altri 6 miliardi che non credono in Cristo, sapete in quanti casi ci attaccano, in quanti casi cercano appunto di dimostrare la falsità delle nostre cose, cari fratelli. Siamo attaccati.
peccati. Ecco perché tante volte anche i vostri figli si trovano senza fede, in situazioni, perché c'è un attacco grande a scuola, tra i compagni. E poi guardate bene, il peccato, soprattutto il peccato impuro che si diffonde terribilmente in questi tempi, il peccato, quando lo vivi, quando lo fai, ti porta ad allontanarti da Cristo, perché quando vivi il peccato grave è il demonio che in certo modo ti guida e ti allontana dal Signore. Allora, cari fratelli, siamo attaccati, tante volte anche quelli che prima erano cristiani, vivendo nel peccato, si mettono contro la fede, perché dicono, appunto, tante volte non vogliono accettare che il Signore li chiami alla santità, a non fare certi peccati, a non prendersi certi piaceri. Quindi, ripeto, siamo molto attaccati, dobbiamo imparare a rispondere, dobbiamo chiedere al Signore che ci doni il desiderio di approfondire le cose che Lui appunto ci dice. Vedete, la carità, quando sta in noi, ci porta a voler riempirci della verità di Dio, perché la carità ti fa amare Dio, te lo vuole far conoscere sempre meglio, cari fratelli. E vedete che nei nostri tempi noi abbiamo anche, grazie a Dio, anche tanti aiuti per approfondirci nella fede: i libri, le catechesi, i video, adesso anche su YouTube, quante catechesi cattoliche, e anche su altri canali, le radio cattoliche, le televisioni cattoliche e tante altre possibilità che abbiamo per rafforzarci nella fede, cari fratelli. Dio continua a compiere prodigi, ma Dio continua a diffondere anche la sua sapienza per noi. Quindi, cari fratelli, meditatele queste cose, ascoltatele, e vi voglio raccomandare di approfondirvi anche nella storia della Chiesa. Studiatela, ma studiatela bene la storia della Chiesa, perché tanti attaccano la storia della Chiesa e normalmente, nella stragrandissima maggioranza dei casi, non sanno quello che veramente dicono. Quanti attaccano la storia della Chiesa sulle crociate, sull'inquisizione? Lo dicevo prima, l'altro giorno ho parlato con una signora, mi diceva: io devo avere fiducia nella Chiesa. Ma come faccio ad avere fiducia nella Chiesa che ha fatto le crociate? Ma io gli ho chiesto: signora, mi scusi, ma esistono delle leggi morali che valgono oggi e per sempre? Lui mi ha detto: no, non esistono. E allora, scusi, se non esistono, lei come pretende che gli altri abbiano le sue stesse leggi morali? Lei mi sta parlando di situazioni che si sono verificate diverse centinaia di anni fa, e lei pretende che quella gente avesse il suo stesso modo di pensare, quando lei dice che non esistono leggi morali che valgono per tutti e sempre? Tanta gente, anzi, la stragrandissima maggioranza di quelli che attaccano la Chiesa, ricordatevelo bene, è gente che, attaccando la Chiesa, attacca la propria ignoranza, che tanta gente non ha proprio nessuna idea di quello che è la verità, e buttano parole perché le hanno sentite da altri. Ecco quello che vi dicevo prima, il mondo di oggi ti riempie di falsità, per esempio contro la Chiesa. Vedete, per esempio, a questo riguardo vi dico, no? Tante persone che parlano della storia sono persone che non hanno nessuna competenza morale. Lo storico è quello che si occupa dei fatti storici, ma il giudizio morale sulla storia non lo deve dare lo storico, lo deve dare il moralista, perché il moralista studia la materia morale e appunto arriva poi a fissare dei giudizi veramente profondi a livello morale sulle situazioni. Invece tante volte gente che magari non ha nessuna competenza morale fa il moralista, e lo fa male il moralista, lo fa molto male, e normalmente attacca la Chiesa per tanti aspetti. Noi dobbiamo rispondere, cari fratelli, dobbiamo portare la luce. Se noi non portiamo la luce, sapete che succede? E sono questi che fanno, che diventano i maestri, e la gente segue questi falsi, cari fratelli. Questi falsi maestri vengono ritenuti i veri maestri. Avete sentito quando è morto Pannella, tutti questi eroi? Ma stiamo scherzando, sono falsi maestri queste persone, cari fratelli. Falsi maestri che tante volte pontificano, anche tanti di questi cantanti, no? Fanno appunto come i maestri, ma sono falsi maestri che aiutano i giovani non a trovare Cristo, li aiutano a trovare il peccato, li aiutano a trovare il demonio. Sapete che esiste anche musica che praticamente è una specie di inno al demonio, State attenti, perché voi magari non volete sentire queste cose, ma questa gente non soltanto le sente queste cose, ma queste cose le diffonde, magari li fa sentire a tanti
tanti giovani, cari fratelli. Quindi rendiamoci conto di questo mondo, rafforziamoci nella conoscenza di queste cose, chiediamo al Signore che ci dia veramente il desiderio di approfondire queste cose. Cari fratelli, il Signore ci chiederà conto di queste cose, eh? Non pensate che il giudizio di Dio è una barzelletta come magari qualcuno vuole presentare, perché non è una barzelletta, non è mai stata una barzelletta. E chi lo presenta così, soprattutto se un uomo che si presenta come uomo della Chiesa, fa un grande male. Un grande male, cari fratelli. Io ve lo dicevo già tempo fa, le cose della morale cristiana devono essere presentate con precisione e chiudendo bene le porte, perché il demonio cerca sempre dei piccoli passaggi per poi farsi una grande porta. Dobbiamo chiudere bene, cari fratelli, per non far entrare appunto il male nella nostra vita. Ecco, allora ringraziamo il Signore perché ci vuole donare Lui questa sapienza, ci vuole donare Lui questa luce da diffondere intorno a noi nel mondo. Per questo vi invito appunto a studiare, ad approfondirvi, vi invito proprio a venire qui, dobbiamo fare delle catechesi, ve lo dico sempre, dobbiamo fare degli incontri, trovatelo il tempo per la vostra salvezza, per quella delle persone che vi incontrano. Bisogna svegliarci, cari fratelli, ci dobbiamo svegliare, altrimenti il Signore, quando andremo davanti a Lui, ci dirà: siete stati pigri, perché non avete fatto questo, perché non avete fatto quell'altro, se aveste fatto questo si sarebbe verificato questo, ci sarebbero stati appunto magari conversioni. Cari fratelli e sorelle, Signore ci chiederà conto quando andremo davanti a Lui, anche di quello che abbiamo detto agli altri. Perché dici, non è che puoi dire ma io non lo sapevo, perché il Signore ti può dire ma tu le potevi imparare le cose, non è che non abbiamo un'intelligenza per fare tante cose, le impariamo. Vedete adesso quei telefonini, no? Quando ci sono, arrivano i nuovi telefonini di nuova generazione, devi imparare lì quello che fu, però alla fine si impara, perché sono cose che devi fare perché è utile. Quanto più è facile imparare queste cose del Signore, cari fratelli. Purtroppo queste cose tante volte non troviamo il tempo per farle, ma non perché non c'è il tempo, perché non lo vogliamo trovare. E poi non dobbiamo lamentarci se le persone che stanno intorno a noi non credono, se le persone che stanno intorno a noi non pregano, non vengono alla messa, non si confessano. Perché vedete, non si tratta soltanto di venire alla messa, si tratta di convertirsi, di credere veramente al Signore. E quindi si tratta di seguirlo, cari fratelli. Allora vedete, il Signore in questi tempi ci mette a tutti questa vocazione, credere innanzitutto veramente e poi credere in profondità per parlarne agli altri, per attirare gli altri. Perché il Signore ci ha messo in questi tempi di incredulità? Per farci dannare? No, ci ha messo in questi tempi perché crediamo più forte e con la forza che ci viene da Dio possiamo aiutare gli altri a credere. È una sfida, ma abbiamo l'aiuto di Dio, cari fratelli. Dio onnipotente ci vuole aiutare, cari fratelli. E in questa messa, vedete, il Signore Gesù effonde su di noi lo Spirito Santo. Perché? Proprio per donarci questa fede, per liberarci da questa pigrizia, per donarci questa certezza, per donarci questo impegno forte per la nostra salvezza e per la salvezza di tante persone che il Signore unisce a noi. E concludiamo affidandoci alla potente intercessione della Madonna. Mamma Celeste, prega dal cielo perché ci svegliamo tutti e ci impegniamo veramente ad avere una fede forte, a vivere in questa fede, nella, ecco, rispondendo proprio alla chiamata che il Signore ci fa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.